la fabbrica del Duomo di Milano è sostanzialmente l'unica fabbriceria gotica che ha attraversato i secoli e che non ha mai smesso di lavorare come una fabbriceria gotica. Il cantiere Marmisti è uno dei tre cantieri della veneranda fabbrica del Duomo. È quello, diciamo, che salda l'attività del cantiere vero e proprio, il Duomo, a quello della cava su a Candoglia, dalla quale viene estratto il marmo con il quale da 630 anni il Duomo viene costruito e con il quale viene manutenuto. Un tempo si creavano i pezzi, le sculture, le statue, gli elementi d'ornato. Oggi qui i pezzi vengono riprodotti, i pezzi che per la loro esposizione agli agenti meteorologici o per la natura particolare del marmo e della vena del quale sono costituiti, non riescono più a rimanere in opera. Le statue del Duomo sono, nessuno lo sa di preciso quante, 4.000, 4.400. Adotto una statua è un progetto nato 2 anni fa e che prevede la sponsorizzazione in generale dell'attività della fabbrica tramite l'adozione di una statua che in quell'occasione viene restaurata e che può essere tenuta per un periodo da 1 a 3 anni presso la sede della società che ha, o dell'istituzione o del privato che ha sponsorizzato l'iniziativa. Il progetto Adotta una statua ha uno scopo in particolare, che è quella di conservare degli oggetti, prendersi cura di statue. La statua di San Longino aveva particolari fenomeni di degrado, come le croste nere e un ingrigimento della superficie dovuto ai depositi superficiali. Nel nostro caso, gli obiettivi principali erano la pulitura, il consolidamento, la stuccatura e la protezione. Quello che noi troveremo facendo una pulitura sarà sicuramente tutta una armonia cromatica che deriva dal fatto che il marmo non è di un colore solo, in particolare il marmo di Candoglia ha sfumature rosate, sfumature grigie, sfumature gialle, è un bianco molto caldo. Sicuramente sarà necessario, dopo aver ripulito la statua e fatto le stuccature sulle varie crepe e lacune, fare un'equilibratura cromatica. La scelta ricade sugli acquerelli. Eravamo nel mese di febbraio, ho sentito che il Duomo aveva questa iniziativa di concedere delle statue e con l'idea di invocare un po' l'aiuto della Madonnina, a cui noi milanesi siamo molto affezionati, ho pensato di aderire a questa iniziativa con la rappresentanza di San Longino, questo soldato romano diventato santo. Questa statua è stata fatta da un artista qui varesino, Pompeo Marchesi, che nel 1833 ha completato questa statua. Il contribuire alla manutenzione di tutto questo mi è sembrato un gesto opportuno in questo momento storico ed un modo per celebrare l'anniversario dei 170 anni del gruppo Goglio.